Ovviamente. Ovviamente! Io mi metto qui, registro il video e dico, lo sentirete poi nella parte dopo, è tutt'oggi che aspetto una risposta su Paul Pogba, non è arrivata, registriamo il video, la sentiremo domani. E invece no, perché finisco il video, inizio a caricarlo e allora devo annullare il caricamento per aggiungere questo pezzettino in pre-roll. Pogba alla fine non si opera nemmeno a quanto pare. C'è passato dai 5 mesi fuori a probabilmente nemmeno si opera. 5 settimane di lavoro totale, di cui 3, ve lo voglio leggere. 3 settimane di palestra, piscina e terapia secondo Nicola Balice e 2 di differenziati in campo. E Giovanni Albanese dice terapia conservativa per 5 settimane, quindi l'informazione è condivisa. Prima parte tra palestra e piscina, seconda parte in campo con lavoro differenziato. Cioè questo manco si opera. Alla fine della fiera, alla fine della storia, io inizio ad avere un po' paura della situazione, non so nemmeno come prenderla in questo momento. E dopo, dato anche che abbiamo questa notizia, che è sicuramente positiva, perché è una notizia positiva, si incastra anche col discorso del stava scherzando che sentirete dopo. Boh, cioè, spiazzato completamente. Spiazzato decisamente. Fatemi sapere come l'avete presa voi e gustatevi il video che parlava di tutt'altra roba. Alla fine no, non è stato così. Non c'è stato il video che avevo promesso insieme a Giovanni Albanese, ma non perché ci siamo dimenticati. Semplicemente Giovanni oggi era molto impegnato a lavoro, era a Caselle, in aeroporto, a Torino, perché ho anche pubblicato poi sui miei profili, su Twitter e su Instagram in una storia, il video che lo stesso Giovanni ha postato di Pogba tornato a Torino, tornato in Italia. E voi direte, dove era andato Pogba? Beh, questa mattina era partito per volare in Francia, alla volta di Lione, dove ha incontrato un ortopedico per cercare di capire la situazione, e poi, proprio ancora una volta in giornata, è ritornato alla base, è ritornato a Caselle, e Giovanni ha inquadrato l'atterraggio di Pogba, e c'è anche questo piccolo breve video nel quale Pogba, ragazzi, a me sembra zoppicare, e anche tanto. C'è chi ha detto che magari non è così, che potrebbe essere un tutore o semplicemente un fastidio. Qualcuno mi ha detto in realtà non sta nemmeno zoppicando. Forse la spiegazione più logica e razionale me l'ha data chi dice in realtà sta scherzando di fronte ai giornalisti, perché prima cammina bene, poi quando li vede inizia a camminare leggermente peggio. Io questo non lo posso sapere. Non mi sembra il momento di scherzare su queste cose, perché poi Pogba rischia non solo il mondiale, se dovesse poi essere un esito particolarmente negativo, ma anche di giocarsi le prime carte del suo ritorno alla Juventus in maniera brutta. Quindi non lo so, ha senso quello che mi si dice, cioè potrebbe accentuare per fare uno scherzo, però davvero non mi sembra il momento di scherzare. Poi magari sono più preoccupato io di Pogba, perché oggi gli hanno detto guarda, non è niente, tranquillo, in 2 mesi sei a posto. Io in questo momento sono preoccupato ed è tutt'oggi che attendo notizie su Pogba. Non ho fatto video, mi ero tra l'altro messo qui alle 5:30, 6 per registrare un video per farlo uscire alle 18, poi ho detto no dai, aspettiamo un attimo, facciamo altre cose nel frattempo e poi magari verso cena, verso sera, dopo ora di cena facciamo un altro video in caso di notizie su Pogba. Ancora non c'è niente e quindi aspettiamo semplicemente domani, e domani proveremo ancora una volta a fare la chiacchierata io e Giovanni, proverò a portarvela qui sul canale, quindi aspettatevi questa chiacchierata che potrebbe arrivare la giornata di domani. Ovviamente devo cercare di incastrare con Giovanni secondo i suoi impegni lavorativi e non è facile. Quindi di Pogba abbiamo già parlato, oggi abbiamo parlato anche di Daniele Rugani, vi avevo parlato di un'offerta di 10 milioni al Galatasaray, e attenzione che sempre lato Gazzetta, quindi Giovanni Albanese e Fabiana Della Valle, Fabiana ha detto che la Turchia e il Galatasaray sono un'opzione che a Rugani possono interessare e la trattativa si può chiudere. Attenzione, che ritorna un po' al discorso che facevo oggi, e cioè una Juventus che magari tutto in una volta sblocca il mercato e inizia a completare la rosa, perché non mi stancherò mai di dirlo, per essere al 2 di agosto in questo momento, quindi a 13 giorni dall'esordio in campionato, la rosa Juventus non è pronta, non è completa, non è
stata sistemata secondo quelli che sono i criteri e forse anche le aspettative di un mercato invernale dove comunque ti escano tanti giocatori. È ancora tutto un cantiere in costruzione, ci sono ancora tanti giocatori che devono uscire e altrettanti che devono entrare. Ora non so se poi Rugani arriverà effettivamente al Galatasaray per una decina di milioni di euro, magari, cioè a baciarsi i gomiti, titolo definitivo 10 milioni di euro, ti togli un ingaggio pesante, ti togli un calciatore che non è determinante, non un titolare, vai a cercare di aggiungere qualcosa a una retroguardia che in questo momento secondo me va ritoccata con un altro innesto di qualità. Tenderei ad escludere Acerbi, ecco, per intenderci, avevo già fatto un video nel quale vi parlavo di alcuni timori e quei timori erano colpi low cost, profili relativamente bassi come appunto Acerbi o ritorni ancora una volta di fiamma come quello di Alvaro Morata. E attenzione che mi collego proprio al nome di Alvaro Morata perché secondo Sky Alvaro Morata si allontana terribilmente dalla Juventus, sempre più complicato un suo terzo arrivo, un secondo ritorno. E questo, per quanto voglia bene io ad Alvaro Morata, è la considero una notizia positiva, perché credo che la Juventus abbia necessità di iniziare a guardare anche altri profili. E attenzione che oggi parlavamo di Mertens come vice Vlahovic e di Raspadori come giocatore ibrido nel 4-3-3 ibrido della Juventus, eventualmente collocabile a sinistra, ma nelle ultimissime ore Fabrizio Romano ci ha parlato di un certo calciatore che potrebbe addirittura prendere tutte e due le presenze, quindi di Raspadori e di Mertens, ed essere un solo giocatore da aggiungere alla lista dei giocatori degli attaccanti della Juventus che potrebbe poi fare al caso nostro, e cioè Memphis Depay. Monitoriamo la situazione Depay perché subito il Barcellona gli aveva detto: guarda, sei sulla lista dei giocatori in uscita, per una ventina di milioni di euro ti cediamo, cercati una squadra. E a quanto pare Depay non riuscirà a trovare una collocazione a una ventina di milioni di euro, e il Barcellona allora si è deciso, in questo momento sta lavorando insieme agli avvocati di Depay per trovare una collocazione a titolo definitivo in maniera gratuita, quindi un parametro zero anche se è sotto contratto, quindi eventualmente una rescissione consensuale quando poi Depay riuscirà a trovare una squadra, che sembra molto il caso Ramsey, per fare un parallelo con quello che è accaduto in casa nostra. Quindi c'è ancora un anno di contratto, ti do i soldi, ti do la buona uscita, vai dove ti pare, trovati un'altra squadra. E infatti in 3 giorni Ramsey ha firmato per il Nizza. È successo, lo abbiamo visto, sono cose che accadono, anche l'Inter con Vidal e Sanchez sta facendo queste cose, quindi niente di clamoroso, anzi, forse in questo momento in cui io continuerò a ripeterlo fino alla nausea, i cartellini dei calciatori hanno un impatto differente rispetto agli anni scorsi, e dove anche dei parametri zero magari fanno un po' più fatica a trovare squadra, questo sarà sempre più frequente per quanto mi riguarda. Ed è poi un nome interessante, perché è un giocatore comunque che la prima punta te la fa, è un giocatore che il 4-3-3 alla sinistra d'Allegri te lo può fare alla grande, penso anche che sia un giocatore in grado di giocare sotto punta dietro Vlahovic in un eventuale 4-2-3-1, giocatore internazionale, giocatore non giovanissimo, neppure troppo vecchio, dovrebbe essere un classe 94, forse 95, direi più 94, quindi un giocatore che inizia ad andare verso la maturazione definitiva, quindi si avvicina terribilmente ai 30 anni, ma dovrebbe avere ancora almeno un paio di stagioni prima di arrivarci. Giocatore che non avrebbe la necessità di farsi pagare il cartellino, perché ci penserebbe lui a risolvere la grana col Barcellona, e al quale poi puoi fare un'offerta di un certo tipo che col decreto crescita può essere ancora più bassa. Quindi un colpo secondo me da tenere in considerazione. È vero che anche Depay ha avuto qualche problemino fisico in passato, come il crociato, e tra l'altro lo ricorderete bene perché non doveva giocare la partita di ritorno contro la Juventus in Champions League quando ancora vestiva la maglia del Lione per via del Covid, quella partita, poi la giocata. Depay ci ha pure fatto gol dopo un calcio di rigore, non mi ricordo nemmeno procurato da chi, forse da Demiral, e ci ha esultato in uno stadium vuoto facendo questa cosa qui, che ricorda anche molto l'esultanza di Dusan Vlahovic, e quindi eventualmente me li immagino esultare insieme un gol in cui tutti e due si tappano le orecchie. Siamo già troppo oltre, faccio il discorso che avevo fatto anche oggi per Mertens, però nel caso di Depay come vice Vlahovic, che non sarebbe un vero e proprio vice Vlahovic perché poi probabilmente se la giocherebbe con Ken, avresti tre
prime punte, se vogliamo, con Ken e Depay che possono giocare anche sull'esterno, caratteristiche differenti rispetto a Vlahovic per il ruolo di centravanti, giocatore però più giovane di Mertens, con anche una pila internazionale differente, e soprattutto che finché non torna Chiesa può essere un titolare, perché io un 4-3-3, un tridente con Vlahovic al centro, Di Maria a destra e Depay a sinistra, lo vedo benissimo anche secondo i dettami tattici di Allegri, dove solitamente l'ala sinistra non scende in fase di non possesso e rimane un po' più avanti. Poi è ovvio che la Juve potrebbe fare qualcosa di diverso in fase di non possesso, potrebbe cercare una riaggressione del pallone più efficace, più alta rispetto agli anni scorsi, ma di questo poi ne parleremo quando vedremo il campo, perché quello è l'unico, è davvero l'unico modo che hai per valorizzare un'opinione, perché tutte queste chiacchiere che facciamo durante i video sono opinioni, sono posizioni, sono idee che dettate magari da tanti anni di partite viste di un certo calciatore o tante idee che ci si è fatti di un certo allenatore, di una certa rosa, è quello che volete. Poi quando vanno in campo e quando poi ha un output visivo e soprattutto di risultato di quello che fa una squadra, inizia a capirne molto di più e poi vai anche un po' a modellare le tue idee, che sembra una cosa abbastanza logica, però tante persone ancora, nonostante magari il campo, rimangono sulle loro idee pensando di essere comunque nel giusto. E quindi io adoro sempre mettermi in discussione, adoro sempre vedere e leggere anche i vostri commenti dove non siete d'accordo con me, e ancora una volta vi aspetto qui sotto nei commenti. Nome di Depay mi sembra eventualmente interessante, cosa ne pensate?